Ormai siamo giunti a metà del nostro seminario superiore. I nostri ospiti di oggi sono del Dipartimento di Polizia di Blue Bay. Cominceremo col porci una domanda. Cos'è un crimine sessuale? Andare in bianco! Benvenuti nella città di Blue Bay. Salve, signor Lombardo. Salve, ragazzi. Dov'è la sua pompa, signor Lombardo? Dove l'innocenza può sedurre. Ha cominciato ad accarezzarmi le spalle. E un'accusa può distruggere. Sono innocente. Vi occupate di crimini sessuali? Quando è che Sam Lombardo ti ha dato quel passaggio? Sam Lombardo ti ha stuprato o no? Sì, mi ha stuprato. Mi ha sbattuto sul pavimento. E le apparenze possono ingannare. Anche Kelly ce l'aveva con Sam Lombardo. Era innamorata di Sam e ha scoperto che lui se la faceva con sua madre. Chiudi quella bocca, maledetta! Lo sai come fa mia madre a pagarti? Prende i soldi dal mio fondo fiduciario. E noi l'abbiamo bevuta come imbecilli. Hanno rubato 8,5 milioni di dollari a Sandra Van Ryan. Ci sono molte cose che ancora non sai. Dopo questa notte, nessuno dovrà mai più vedere noi tre insieme. Dopo questa notte? Sono solo curioso di vedere come ve la passate adesso tu, Susie e Sam. Mi scusi? È già difficile mantenere un segreto da soli, figuriamoci in tre. Specialmente quando due sono amanti. Non penserai seriamente che Sam e Kelly divideranno i soldi con te, però. Lasciami in pace. Non c'è più nessun caso. Lascia in pace Kelly Van Ryan. Sam, mi sento molto nervosa. Resta lì stanotte, fallo per me. Dobbiamo rispettare il piano. Non mi fido di nessuno. Puoi fidarti di me. Non puoi rischiare di perdere d'occhio i tuoi nuovi amici. È fuori di testa. Non mi toccare. Due sono una coppia, tre una folla. Posso giocare anch'io? O è un gioco per maschietti?